Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa vivere, che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 11, 29 ottobre 1914. Basta un solo atto della mia volontà per creare mille mondi, tutti perfetti e completi. Non ho bisogno di atti susseguenti, uno mi basta per tutti. Onde tu, facendo l'atto più semplice unito con la mia volontà, mi darai un atto completo, cioè di amore, di lode, di ringraziamento, di liberazione, tutto insomma. Mi racchiuderai in quest'atto, anzi racchiuderai me stesso e darai me a me. Scrive ancora Luisa il 29 gennaio del 1912, volume, scusate, il 29 gennaio del 1919, volume 12. Ho recitato il credo intendendo entrare nell'immensità del volere divino, dove stanno tutti gli atti delle creature passate, presenti e future.
e quegli stessi che la creatura dovrebbe fare e che per trascuratezza o malvagità non ha fatto. E dicevo: mio Gesù, amore mio, entro nel tuo volere e intendo con questo credo rifare, riparare tutti gli atti di fede che non hanno fatto le creature, tutte le miscredenze, e dare l'adorazione dovuta a Dio come creatore. Ora pareva che Gesù mi diceva: figlia diletta mia, voglio farti sapere l'ordine della mia provvidenza. Nel corso di ogni 2000 anni ho rinnovato il mondo. Nei primi 2000 lo rinnovai col diluvio. Nei secondi 2000 lo rinnovai con la mia venuta sulla terra, in cui manifestai la mia umanità, dalla quale, come da tante fessure, traluceva la mia divinità, e i buoni e gli stessi santi dei seguenti 2000 anni sono vissuti dei frutti della mia umanità e, come leccando, hanno goduto della mia divinità. Ora siamo circa alla fine del terzo 2000 e ci sarà una terza rinnovazione. Ecco pertanto lo scompiglio generale. Non è altro che il preparativo alla terza rinnovazione. E se nella seconda rinnovazione manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità e pochissimo ciò che operava la mia divinità, ora, in questa terza rinnovazione, dopo che la terra sarà purgata e distrutta in gran parte la generazione presente, sarò ancora più largo con le creature e compirò la rinnovazione col manifestare ciò che faceva la mia divinità nella mia umanità, come agiva il mio volere divino col mio volere umano, come tutto restava concatenato in me e come tutto lo facevo e rifacevo, e anche ogni pensiero di ciascuna creatura era rifatto da me e suggellato col mio volere divino. Il mio amore vuole sfogo, vuol far conoscere gli eccessi che la mia divinità operava nella mia umanità in favore delle creature, eccessi che superano di gran lunga gli eccessi che operava esternamente la mia umanità. Ecco pure perché ti parlo spesso del vivere nel mio volere, che finora non ho manifestato a nessuno. Al più hanno conosciuto l'ombra della mia volontà, la grazia e la dolcezza che contiene il farla, ma penetrarvi dentro, abbracciare l'immensità, moltiplicarsi con me e penetrare ovunque, anche stando in terra e in cielo e nei cuori, deporre i modi umani ed agire con modi divini, questo non è conosciuto ancora. Tanto che a non pochi sembrerà strano. E chi non tiene aperta la mente alla luce della verità non ne comprenderà nulla. Ma io a poco mi farò strada, manifestando ora una verità, ora un'altra di questo vivere nel mio volere, che finiranno col comprenderlo. Ora, il primo anello che congiunse il vero vivere nel mio volere fu la mia umanità. La mia umanità con la mia divinità nuotava nel volere eterno e andava rintracciando tutti gli atti delle creature per farli propri e dare al Padre da parte delle creature una gloria divina e portare a tutti gli atti delle creature il valore, l'amore, il bacio del volere eterno. In questo ambiente del volere eterno io vedevo tutti gli atti delle creature possibili a farsi e non fatti, gli stessi atti buoni malamente fatti, ed io facevo i non fatti e rifacevo i malamente fatti. Ora questi atti non fatti e fatti solo da me stanno tutti sospesi nel mio volere e aspetto le creature che vengano a vivere nel mio volere e che ripetano nella mia volontà ciò che feci io. Ed io, scrive Luisa, interrompendo il dire di Gesù, ho detto: amore mio, se tanto bene c'è di questo vivere nel volere divino, perché non lo hai manifestato prima? E lui: figlia mia, prima dovevo far conoscere ciò che fece soffrire la mia umanità di fuori, per poter disporre le anime a conoscere ciò che fece la mia divinità di dentro. La creatura è incapace di comprendere tutto insieme il mio operato, perciò vado manifestandomi poco a poco. Poi avrò uno stuolo di anime che, vivendo nel mio volere, rifaranno tutti gli atti delle creature e avrò la gloria di tanti atti sospesi, fatti solo da me, anche da parte delle creature. E queste di tutte le classi, vergini, sacerdoti, secolari, a seconda del loro ufficio, non più opereranno umanamente, ma penetrando nel mio volere i loro atti si moltiplicheranno per tutti in modo tutto divino. E da parte delle creature avrò la gloria divina di tanti sacramenti amministrati e ricevuti in modo umano, di altri profanati, di altri infangati dall'interesse e di tante opere buone in cui resto più disonorato che onorato. Lo sospiro questo da tanto tempo. No,
scusate, lo sospiro tanto questo tempo, e tu prega e sospiralo insieme con me. In questi scritti, oltre che alla nuova sottolineatura dell'essenza di un atto compiuto nel divin volere e degli effetti che produce, ecco, il Signore dà anche una stupenda spiegazione di quello che la Chiesa chiama la gradualità della rivelazione e delle operazioni divine. La storia della salvezza è andata avanti, insegna Santa Madre Chiesa, basta prendere per esempio la Dei Verbum del Concilio Vaticano II come primo documento autorevole, che è appunto la Costituzione dogmatica sulla rivelazione. Dicevo, la Chiesa insegna che la rivelazione sia operata per tappe e gradualmente. Dio non dice tutto e subito. E non soltanto perché non è opportuno dire tutto e subito, ma perché, come spiega Gesù, è impossibile alla creatura comprendere tutto insieme l'operato divino. Per cui c'è bisogno di una manifestazione graduale, poco a poco. La prima cosa che Dio ha rivelato, come tutti quanti noi sappiamo, chiamando Abramo e poi costituendo il popolo di Israele dopo il diluvio, quindi nella seconda fase già tra l'altro della storia della salvezza dell'umanità, è stato il suo essere uno. D'accordo? Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. E, come dire, il cuore della vita del popolo di Israele, il popolo dell'antica alleanza, era questo ferreo e fermo monoteismo. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. È il sesto capitolo del libro del Deuteronomio, se non ricordo male il versetto 4. E la rivelazione di Dio Trino si è avuta con Gesù nel Nuovo Testamento. Certo, lo dico anche nei corsi di teologia trinitaria, no? I teologi notano come nell'Antico Testamento c'erano dei prodromi, ecco, dei segnali, delle spie di questa rivelazione, ma certamente se non fosse venuto Gesù sulla terra a dire io sono il figlio di Dio, e quindi Dio è mio padre, quindi, e dopo di me verrà lo Spirito Santo che procede dal Padre, quindi che condivide con noi la stessa natura divina, nessuno avrebbe potuto azzardarsi a dire che Dio fosse Trino, tra l'altro non travisando questo concetto in senso di nuovo politeista, perché la Trinità, come tutti sappiamo, non sono tre dei, ma è un solo Dio in tre persone uguali e distinte. Quindi questo è stato il culmine e la pienezza della rivelazione, dove c'è tutto, d'accordo? San Giovanni della Croce dice che in Gesù il Padre ci ha detto e dato tutto. E anche quello che noi stiamo approfondendo adesso non è altro che un tirare fuori, esegesi etimologicamente significa proprio questo, ciò che era già contenuto, soprattutto ovviamente nella rivelazione del Nuovo Testamento. Anche qui c'è stato un processo graduale. La prima cosa che Dio ha dato da gustare è stato il fare la divina volontà. Quindi i santi, espressione molto molto bella, sono vissuti dei frutti dell'umanità di Gesù. È una espressione molto molto bella, no? È come leccando hanno goduto della mia divinità. E anche la grazia e la dolcezza che contiene il farla. Quindi ricordiamo sempre che non esiste vita nella divina volontà, evidentemente senza fare la divina volontà in primis.
E da questo, che è il processo di santificazione necessario, ordinario, comune, che non necessita di alcuna ulteriore fonte e rivelazione, questo è necessario per tutti. E ricordiamo sempre che essere nella divina volontà presuppone questo e lo porta a compimento. Quindi non si... dobbiamo sempre pensare, questo è un concetto fondamentalissimo, ecco, che come il Nuovo Testamento, alcuni eretici, tra cui Paolo di Samosata, nei primi secoli, dicevano che è arrivato il Nuovo Testamento, buttiamo via l'Antico Testamento, non serve più. Che cos'è questo Dio cattivo, punitore dell'Antico Testamento? Andiamo a guardare il Nuovo, abbiamo ormai la rivelazione della misericordia, della bontà di Dio, quindi l'Antico lo buttiamo via. La Chiesa non ha mai avallato questa posizione, mai. Nonostante che, sempre la De Verbum dice che nell'Antico stesso Testamento ci sono delle cose, per questo che la Sacra Rivelazione bisogna accostarsi con molta umiltà e sempre sotto la guida della Chiesa, cose transeunte e transitorie, quindi che certamente sono decadute con l'avvento di Gesù, no? Ecco, per esempio tutte quante le prescrizioni legali, se uno le va a leggere del Libro dei Numeri o del Libro del Deuteronomio, no? Noi non siamo obbligati a osservare quelle cose come se fossero norme attualmente cogenti, avevano una ragione di essere nell'economia dell'antica alleanza con la nuova ed eterna alleanza, scrive sempre San Paolo, le leggi vincolanti dell'antica sono state abrogate, ma non tutto però, perché i racconti della Genesi rimangono rivelazione, ecco per esempio, no? I libri sapienziali rimangono rivelazione assolutamente, attuali al 100%, i salmi, tutta la letteratura profetica, quindi capite? È un insieme, quindi non si arriva al Nuovo Testamento senza l'Antico. E l'Antico Testamento si compie nel Nuovo, ma anche il Nuovo Testamento non si comprende senza l'Antico. Questo è quello che sempre Santa Madre Chiesa ha ricordato, insegnato. Così, ora che Gesù apre questa porta, ed è una porta nuova, perché Gesù stesso dice, sta attenta, queste cose non le troverai altrove. Ti parlo spesso del mio volere che finora non ho manifestato a nessuno, quindi questa, diciamo così, ulteriore specificazione, cioè è vero, no, che nella seconda fase della rivelazione, quindi al vertice del secondo millennio, c'è stata l'incarnazione e la passione di Gesù, no? Lì chiaramente tutto ruota attorno alla frase del prologo del Vangelo di Giovanni che poi noi ogni giorno, 3 volte al giorno, recitiamo nell'Angelus, no? Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Quello che si contempla è il grande mistero dell'incarnazione, Dio che si fa uomo, e della redenzione. Quindi, l'opera della redenzione compiuta da Gesù nella sua passione e morte di croce, no? E fissare lo sguardo sull'umanità di Gesù è imprescindibile, d'accordo? Lo è, lo era e lo sarà, capite? Perché nella divina volontà, come diceva Santa Teresa d'Avila, qualunque maestro di spirito che vi dovesse dire che si può fare a meno dell'umanità di Gesù andando a riversarsi in qualche pseudomisticismo, non lo seguite. Così come lo accennavo anche ieri, mai seguire chi minimamente sminuisce la funzione, l'importanza e la decisività della vita ecclesiale sotto tutti i punti di vista, della comunione ecclesiale, della celebrazione dei sacramenti che si vivono nella Chiesa, eccetera, eccetera. Mai nulla di autentico prescinderà da queste due dimensioni, la santissima umanità di Cristo e la necessaria e strettissima unione con Santa Madre Chiesa, che di Cristo ne è il corpo, inseparabile dal capo. D'accordo? Quindi guai a chi pensa, e ripeto, guai ancora a chi usa queste splendide rivelazioni come una sorta di grimaldello distruttivo, quando sono assolutamente ancorate, saldate e fissate nella più assoluta, genuina e
e sana dottrina e tradizione della Chiesa, d'accordo? Che fanno proprie, che prendono e che semplicemente abbelliscono della ultima sua bellezza, no? Ecco, Gesù rivela nella Divina Volontà come la divinità operava nell'umanità, quindi ciò che era nascosto, quindi questo involucro nascosto sotto la sua natura umana, lo mostra, lo fa vedere, e ne fa vedere gli effetti benefici immensi fatti a favore dell'umanità. È evidente che quello che noi conosciamo e che abbiamo sempre conosciuto, per esempio la passione e la morte di Gesù, ha redento l'umanità. Perché? Perché è stata sofferta dal Figlio di Dio, e quindi quegli atti hanno un valore davanti al Padre infinito. Gesù ha sofferto come rappresentante del genere umano, quindi in lui tutto il male è distrutto, tutto il bene è compiuto, e tra l'altro essendo Dio ha offerto a Dio un sacrificio degno di lui, quindi che può perfettamente riparare tutti i peccati commessi, e questo la Chiesa e i Santi ce l'hanno sempre insegnato, d'accordo? Ecco, non era, diciamo, chiaro, anche se uno ci poteva arrivare con la meditazione, ma che ha fatto Gesù nei 30 anni di vita nascosta, per esempio, no? Ecco, tutto facevo e rifacevo, e fa esplicito riferimento a cosa? Alle omissioni. Vedevo tutti gli atti delle creature possibili a farsi e non fatti. Noi non ci facciamo caso. Io ricordo sempre un mio vecchio padre spirituale, l'ho detto tante volte, che poi divenne cardinale di Santa Romana Chiesa, adesso è passato a miglior vita, il padre Urbano Navarrete dell'Ordine della Compagnia di Gesù, che mi diceva sempre che è proprio quando una coscienza diventa delicata comincia a discernere dei peccati di omissione, cioè le cose che si dovevano o si potevano fare e che non sono stati mai fatti. Io vi assicuro, insomma, nella mia esperienza di confessore, che al più le omissioni vengono, come dire, confessate in maniera generica, quindi confesso anche tutte quante le omissioni, le imperfezioni, le mancanze che non sono in grado di discernere. Già questo è un mezzo miracolo, d'accordo? Perché una persona che sia consapevole e che accusi almeno genericamente di averle commesse già è qualcosa, altrimenti. Raramente sono oggetto di confessione. Non parliamo poi degli atti buoni, esplicite parole di Gesù, ma fatti malamente. Dici, io facevo i non fatti e rifacevo i malamente fatti. E poi usa questa espressione tecnica di questo mondo, che questi atti non fatti da me, fatti solo da me, stanno sospesi nel mio volere e aspetto che qualcuno li venga a prendere, cioè che le creature che vengano a vivere nel mio volere, ripetendo nella mia volontà ciò che feci io, prendono questi atti e li trafficano, li spandono, li mettono in giro per sé e per tutti. Ecco la bellezza di questo mondo, quindi comprendere ciò che la divinità di Gesù ha operato nella sua umanità, conoscerlo, d'accordo? Noi non sapevamo una cosa, io sinceramente non immaginavo, probabilmente perché sono stupido, perché non sono sufficientemente istruito, non conosco bene, sicuramente chi è più dotto di me saprà istruirmi, ma io non avevo mai sentito dire che Gesù aveva impiegato parte della sua esistenza, larga parte della sua esistenza, se non tutta, a rifare i miei atti, cioè tutte quante le cose che io personalmente ho fatto malamente nella mia vita, anche quelle buone, le ha rifatte Gesù, e ha fatto tante cose che avrebbe potuto, dovuto fare e non ho fatto. Quindi quello che era certo era che Gesù aveva preso tutto il male, quindi i peccati, quindi quello che ha fatto di male, erano stati distrutti dalla sua passione e dalla sua croce, e anche questi stavano sospesi a disposizione, perché anche per andare a prendere quelli ci vuole il sacramento del battesimo, ci vuole, dopo che sei stato battezzato, il sacramento della confessione, se no anche l'operazione divina di distruzione del male
rimane sospesa, e non soltanto che bisogna andarle a prendere, ma bisogna andare a prendere bene, perché bisogna confessarsi come Dio comanda, d'accordo? Per imparare ad usare bene i sacramenti, no? Ho fatto tante catechesi su questo punto, no? Quindi questo è quello che Gesù ha operato e annuncia che lo scompiglio generale in questo scritto del 1919, sappiamo che era da poco finita la prima guerra mondiale, che fu una devastazione per il mondo, noi non ci rendiamo conto adesso, no? E chi ha studiato la storia, per esempio, ricorderà in Italia si era creato un clima di caos, di disordine, c'era il serio rischio, insomma, che il bolscevismo entrasse anche in Italia e si creò proprio l'humus politico-culturale per l'avvento poi del regime fascista. Questo lo ricorderemo, insomma, dai libri di storia, no? Che era il prodromo di una tragedia ancora più grave di quella della prima guerra mondiale, perché con i totalitarismi di estrema destra, che si misero poi a far fronte, insomma, a quello di estrema sinistra appena nato in Russia, è successa poi la catastrofe della seconda guerra mondiale, ancora peggiore della prima, con un fiume, insomma, di sangue e di morti, no? E purtroppo poi, storicamente parlando, finisce la seconda guerra mondiale, si pensava con la pace che finalmente il mondo fosse rinato. Sì, c'è stata la pace, grazie a Dio, preghiamoci sempre, ancora non violata in maniera così grave, anche se guerre hanno continuato a flagellare, insomma, l'umanità, no? E guerre, guerre civili, croci di vario genere, no? Io per l'età che ho ricordo bene la guerra dei Balcani, e ricordo bene tutto quel marasma che successe in Africa tra Hutu e Tutsi, di cui tra l'altro parlò la Madonna Kibeo, eccetera eccetera, no? Adesso ci sono i terroristi islamici, insomma, che ci flagellano da più di qualche anno, c'è sempre una situazione delicata in Terra Santa, c'è la guerra in Siria, però per grazia di Dio, insomma, non ci sono stati, almeno per ora, e speriamo che non ci siano mai, flagelli così gravi come quelli, no? Però nel frattempo il mondo si è corrotto, cioè siamo veramente caduti in basso da un punto di vista, diciamo così, di corruzione dei costumi, corruzione delle leggi, ateismo dilagante, oggi proprio indifferentismo totale, immoralità, eccetera, no? Quindi Gesù ci invita a vedere queste cose con occhio di ottimismo, cioè è un marasma, d'accordo, preparatorio di questa terza rinnovazione che è già in atto. Io questo l'ho già detto, che è una mia persuasione, quindi Gesù ha messo le mani avanti parlando a Luisa e facendo in modo che questi suoi scritti divenissero pubblici. Attualmente, grazie a Dio, anche sdoganati, si passa, insomma, questo termine dalla congregazione della dottrina della fede, già in due distinti interventi, uno, diciamo, pubblico, un altro più informale, ha affermato la non contrarietà di nulla di essi alla sana dottrina cattolica, qui in attesa, come sappiamo, del riesame che tutti gli iscritti stanno per avere nel processo di beatificazione di Luisa, no? E quindi in attesa che ci sia un'ulteriore e definitiva pronuncia di Santa Madre Chiesa, intanto questi scritti possono circolare tra i fedeli liberamente e senza nessun tipo di remora, perché da un punto di vista oggettivo non contengono nulla di contrario alla rivelazione, possono essere, come tutte le cose, travisate, ma gli eretici stessi non hanno fatto altro che travisare alcuni passi della rivelazione pubblica, per cui purtroppo, come dicevo anche ieri, il demonio è sempre in agguato. Noi però dobbiamo fare adesso a questo punto di tutto per non operare più umanamente, ma divinamente, entrando e penetrando nel divino volere, prendendo tutti gli atti sospesi lasciati da Gesù, perché queste sue parole: avrò uno stuolo di anime che, vivendo nel mio volere, rifaranno tutti gli atti delle creature e i loro atti si moltiplicheranno per tutto in modo divino. Ecco, io chiaramente, che sono sacerdote, sono molto sensibile, no? Avrò la gloria divina di tanti sacramenti amministrati e ricevuti in modo umano.
questo chiaramente riguarda il sacerdote, no? Perché chi li riceve sì, ma chi li amministra è il sacerdote, no? Quindi mi chiedo io come celebro la messa, come confesso, come battezzo, come do l'olio santo, i sacramenti che posso celebrare, no? E in quanto sacerdote. Altri profanati, sacramenti profanati, voi sapete che un sacramento può essere profanato sia dalla parte del celebrante che dalla parte del destinatario, no? Un sacerdote che celebra la messa, Dio non voglia, senza essere in grazia di Dio, celebra una messa sacrilega. Un fedele che si fa la comunione senza essere in grazia di Dio può stare a messa senza essere in grazia di Dio, anzi ci deve andare lo stesso, ma non si deve azzardare a fare la comunione, altrimenti fa un sacrilegio. Una persona che si confessa malamente e nasconde i peccati o non è pentita, certamente fa un sacrilegio, ma lo fa anche il sacerdote che per esempio assolva una situazione che oggettivamente non può essere assolta, oggettivamente, e ne capitano di queste situazioni, no? Sacramenti profanati, pensate a un giovanotto che va a ricevere la cresima con l'intenzione di abbandonare subito, finito il giorno della cresima, ogni tipo di frequenza con la Chiesa, no? È chiaro che la cresima sia sacrilega. Altri infangati dall'interesse, questi sono brutti argomenti che è meglio lasciare al Signore la sua conoscenza e prenderne semplicemente atto. E poi sono tante opere buone in cui resto più disonorato che onorato, perché compiute per volontà umana, in modo umano e con fini umani. E queste cose davanti a Dio hanno un valore, come abbiamo visto ieri, quasi nullo. Ecco. Per cui Gesù sospira questo tempo, ci chiede di pregare e di sospirare questo tempo insieme con Lui. O Divina Maria, noi con te invochiamo dalla Santissima Trinità l'avvento del Regno del Fiat Supremo. Dacci e ottienici presto questo regno, anzitutto nelle nostre anime, ma anche che sia conosciuto, diffuso e compreso, ecco, che non avvenga che le persone chiuse alla luce, come Gesù ha ricordato, non comprendano nulla e restino fuori di questi tesori straordinari di grazia che Gesù ha rivelato, perché la nostra vita potesse essere non più una vita meramente e miseramente e poveramente umana, ma tutta divina. Sii sempre nostra maestra nell'aiutarci a viverlo, e fa in modo che anche attraverso la nostra testimonianza, ecco, con la vita e se, come e quando necessario, anche con la parola, questo regno possa diffondersi nella Chiesa e nel mondo. Direi che, come a proposito di oggi, è bene ricordare queste tre fasi della rivelazione, quindi la purificazione dell'umanità col diluvio, la purificazione del genere umano con la redenzione, quindi con la distruzione del male e del peccato, con la redenzione, e ora l'elevazione, la divinizzazione dell'umanità con la rivelazione di ciò che la divinità di Gesù ha operato nella sua umanità e l'apertura a noi della possibilità, anche noi come poveri esseri umani, di fare nostra la vita divina di Gesù e di vivere e operare in modo divino. Adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae, adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae,
Adveniat regnum tuum, adveniat regnum Maria. 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 Nella divina volontà ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.